Buona domenica ragazze, nuovo video e in questo video ho deciso di mettere a confronto tre mascara che sto utilizzando già da un pochino. Sono tre mascara appunto che siccome li uso più o meno insieme, diciamo li alterno, un giorno uso uno, un giorno uso l'altro, ho avuto modo di testarli molto bene, quindi di potervi fare una recensione il più precisa possibile. E quindi appunto iniziamo subito con questa recensione appunto di questi tre mascara, che sono uno di Nabla, che è il famoso Le Film Noir, e Benefit, il Dea Real, e uno di Bottega Verde, che è il Maxi Volume. Cominciamo subito. Allora, il primo che voglio farvi vedere è questo qui di Nabla, Le Film Noir, che è l'ultimo arrivato in casa Miss Lila 001, perché infatti è arrivato più o meno a fine novembre. E quindi lo sto testando, diciamo, relativamente da poco, ecco, più o meno sono quasi 2 mesi ormai, e devo dirvi che mi sta piacendo abbastanza, ecco, nel senso che il suo lavoro di mascara lo fa benissimo. Ad esempio, oggi ho proprio su Le Film Noir, non so se riuscite a vederlo. E ecco, premettiamo una cosa prima di tutto: io ho delle ciglia sfigatelle, nel senso che posso anche utilizzare il piegaciglia, posso fare quello che voglio, che comunque sono abbastanza dritte, abbastanza piatte. Quindi, anche se utilizzo un mascara super incurvante, super volumizzante e tutto quello che volete, comunque fa il suo effetto, ma le mie ciglia, anche se prima comunque appunto utilizzo un piegaciglia per incurvarle, e non si incurvano così tanto, quindi ho le classiche ciglia sfigatelle e così sono, così me le tengo, cerco di migliorarle, tenerle il meglio possibile, ma appunto, ahimè, sono così. E quindi niente, vi dicevo, il suo lavoro appunto lo fa abbastanza bene appunto perché avendo io le ciglia così sfigatelle non posso dirvi al 100% se incurvi al massimo oppure se è proprio il prodotto che incurva ma non incurva poi appunto tantissimo. E lo scovolino di questo mascara mi piace molto. Intanto perché non è in setole di plastica, diciamo che mi piacciono e non mi piacciono, ho un po' un rapporto di amore-odio con quel tipo di scovolini lì, ma appunto è fatto così e come vedete è fatto a tipo cono gelato. E questo perché? Perché così voi con la parte più piccola riuscite proprio a prendere bene anche le ciglia, quelle più piccine appunto verso l'interno dell'occhio e quindi a dare tutto il mascara appunto su tutte le ciglia e avere quindi un risultato migliore. Quindi trovo che questo scovolino sia molto molto comodo e comunque il suo lavoro appunto lo fa. E questo qua l'ho acquistato appunto sul sito di Nabla Cosmetics, l'ho pagato, mi pare che costi sui 12,90 euro, non vorrei dire una cavolata, controllate bene, ma comunque più o meno siamo giù di lì. E appunto mi piace, mi trovo bene, fa il suo lavoro appunto, ripeto, se comunque voi avete ciglia che non sono sfigatelle come le mie, fatemi sapere se fa il suo lavoro veramente bene oppure se abbastanza bene come lo fa sulle mie, perché sono problematiche. Poi, altro mascara che appunto voglio recensirvi, voglio parlarvi, che mi sta piacendo tantissimo, è il Dea Real di Benefit, che ormai è famosissimo, famosissimo qua su YouTube, veramente sta spopolando come l'eyeliner di Benefit, che tra l'altro sto indossando in questo momento. E appunto questo, devo dire la verità, che nonostante abbia le setole in plastica, perché ora vi faccio vedere com'è lo scovolino, è proprio fatto così, quindi rigidissimo. Comunque, funziona stupendamente. Intanto perché essendo, non so se notate, così fitta appunto le setoline, vi prende veramente ciglia per ciglia, quindi proprio sapete che tutte le ciglia vengono passate di mascara, vengono comunque appunto fatte diventare nerissime, quindi proprio è stupendo. E poi questo, devo dire la verità, che anche nelle mie ciglia sfigatelle riesce comunque a darmi già abbastanza in curvatura. Quindi devo dire la verità che appunto quello per cui viene venduto fa quindi volume, in curva comunque bene le ciglia, nero proprio total black, veramente fantastico. Costa abbastanza perché io questo qui da Sephora l'ho pagato 25 euro, 25-25,90, comunque non è proprio uno dei mascara più economici sul mercato.
Ma se volete comunque un buon prodotto che vi dia un buon risultato e che vi duri, sicuramente con il The Real di Benefit andate sul sicuro. Io appunto ho voluto provarlo perché avevo già comprato l'eyeliner, mi ero trovata molto bene e siccome ho visto appunto qua su YouTube che c'ha la famosa combo eyeliner e mascara The Real, ho detto assolutamente devo provarlo e infatti mi piace veramente tantissimo. Anche se appunto come vi dicevo non è proprio uno dei mascara più economici sul mercato, ma la qualità prezzo si fa proprio sentire. Poi ultimo ma non ultimo in classifica è questo mascara di Bottega Verde, il mascara volume maxi con estratto di tiglio, maxi volume mascara, niente, qua è scritto in tedesco quindi non ve lo sta neanche a leggere. E appunto con questo mascara qua mi trovo molto 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 bene, forse di più di quello di Nabla. Intanto ha uno scovolino gigante, è così, classico scovolino appunto da mascara in setole normali, non è in plastica ed è appunto come vedete proprio gigantesco. Io penso di non aver visto mai un mascara con uno scovolino così grosso. Ma a differenza di quello che uno può pensare, dire ma così grosso non mi troverò bene, sarà un pasticcio, io mi trovo veramente bene, 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 bene. Intanto perché mi prende tutte le ciglia, quindi ho una facilità di pettinabilità appunto delle ciglia incredibile. Le pettina bene, le incurva il più possibile, è un nero intenso e dà veramente volume. Cioè voi quando mettete questo mascara vi sembra di avere veramente le ciglia finte addosso, veramente incredibile. Poi io per dare appunto un effetto ancora più volume, cosa faccio? Lo applico normalmente proprio così nella classica direzione, poi le pettino un pochino così che quindi le ciglia vanno a staccarsi l'una dall'altra e dare questo effetto appunto di avere più ciglia, più voluminosa, appunto più lunghe, più curvate, quindi proprio effetto ciglia finte. Nonostante questo comunque non sia venduto come un effetto ciglia finte, ma secondo me l'effetto che dà è proprio quello, cioè io veramente mi sono innamorata di questo mascara di Bottega Verde, che tra l'altro anche questo ha un prezzo comunque buono perché siamo appunto da 10 a 12 euro, ora non mi ricordo la cifra precisa anche perché è già qualche mese che ce l'ho, però comunque è un prezzo abbordabilissimo e veramente, cioè io questo qua ve lo straconsiglio. Diciamo che i tre mascara che ho deciso appunto di farvi la recensione sono tre mascara che mi piacciono tutti e tre, ma forse appunto questo è quello che preferisco di più, quello di Bottega Verde. Al momento appunto sono loro i miei tre top mascara, ma ho già in testa alcuni acquistini da fare, quindi farò alcuni acquisti appunto di mascara, li testerò per voi e poi appunto vi farò delle recensioni per metterveli a confronto. Cercherò di fare se possibile appunto recensioni dove confronto più di un mascara, almeno due, appunto per darvi comunque la scelta tra uno o tra l'altro, perché a volte capisco che si è indecisi nel fare un acquisto, si dice ma compro questo, compro quello e poi appunto su YouTube vediamo recensioni di un mascara e dell'altro, una è ottima e l'altra pure e andiamo in confusione, o magari uno ha un minimo difetto che però magari sulle nostre ciglia non crea, quindi insomma io credo che confrontarli insieme sia l'ideale perché almeno così abbiamo una visione un pochino più ampia di come lavorano appunto questi mascara. E quindi niente ragazze, questo è il video di oggi, appunto è tutto quello che dovevo dirvi, che appunto volevo mostrarvi e spero che il video vi sia stato utile. Se avete anche voi tre mascara da mettere a confronto, comunque che preferite e che volete appunto recensire, fatemi un video in risposta e appunto, o appunto non so, commentate, fatemi sapere i tre mascara che preferite o due mascara che preferite e se voi avete anche questi e come vi trovate, insomma cerchiamo di diffondere le notizie, di darci consigli appunto per andare anche a fare poi acquisti più mirati, perché quello che penso io è che spesso comunque noi ci facciamo un pochino prendere dal packaging, dal brand, dalla novità, insomma dalla moda del momento, quindi quando andiamo a fare un acquisto magari appunto più che farci prendere da quello che ci servirebbe realmente, quindi un mascara piuttosto che un altro perché ho le ciglia sfigatelle, ho bisogno di incurvarle, prendo l'incurvante, ho le ciglia che hanno bisogno di volume, prendo il volumizzante, invece no, ci facciamo un pochino prendere come tutte dal packaging, dal brand, da questo, da quello e alla fine compriamo anche cose che magari poi non ci sono utili o comunque poi su di noi non svolgono l'azione che magari promette appunto il prodotto solo perché magari è il packaging più bello dell'altro.
E quindi penso che questi video siano comunque molto utili appunto anche per acquisti mirati e quindi anche per cercare di ottimizzare le spese e di avere appunto un prodotto che veramente per noi sia efficace. E quindi niente ragazze, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona domenica. Ciao!